ci vorrebbe un po' più di cautela prima di allarmare i genitori nel caso del vaccino ai bambini dicendo che ci sono troppi pochi dati, numeri? Ricordiamo che i bambini sono già stati vaccinati a milioni sia negli Stati Uniti che in Israele che anche in altri paesi. Guardi, apparentemente ha ragione, però è chiaro che due sono le cose. O ci stiamo tutti zitti, oppure se qualcuno pone il problema, e questo problema in qualche modo va sviscerato. Io potenzialmente sono d'accordo, ma non è che a un certo punto se il problema... Ma non esiste, in televisione, non in prima serata, capito. Professore. Che può essere, magari c'ha delle complessità che i non esperti magari non riescono a decodificare, non riescono a farsi un'opinione. E guardi, su questo sono d'accordo con lei, ma se a un certo punto qualcuno... Guardi, ma scusi, professor Crisanti, ragione, no, mi faccia chiedere una cosa. Professor Crisanti, mi scusi, professore, mi ascolti un attimo. Guardi. Professore, mi scusi, ma se la FDA negli Stati Uniti, l'ente regolatore in Israele e quello di altri paesi hanno dato il via libera al vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni, se loro hanno detto che i bambini possono essere vaccinati, sono dei pazzi loro o... Non è una questione di... Come ho detto, anche altri colleghi hanno detto, guardi, è chiaro che questa è l'opinione di un gruppo di esperti che ha utilizzato dei dati che in altre circostanze non avrebbe utilizzato. È così, ma ho capito, ma questo allora è tutto il discorso. Allora anche i Novax hanno ragione quando dicono che i vaccini non sono stati testati per sufficiente tempo. Non so, sono miliardi le persone vaccinate con questi vaccini. Non è esattamente così. Guardi, io sono favorevolissimo ai vaccini e penso che sicuramente i vaccini dei bambini prima o poi dovranno essere vaccinati. E su questo, guardi, non c'è nessun dubbio. Però c'è quello studio in particolare su cui si basa tutta quanta queste autorizzazioni, c'ha dei problemi. Ora, o ci stiamo zitti, o io penso che, se guardi, mi permetta, è molto peggio che tutti tacciono e poi improvvisamente magari si scopre che guardi. Ma quindi questi genitori devono vaccinare i loro bambini o no? Che cosa? I genitori devono vaccinare i loro bambini o no? Guardi, io penso che fra un mese, quando il vaccino arriverà in Italia, ci avremo abbastanza dati per dire che devono essere vaccinati. Però scusate, posso fare una domanda al professor Crisanti, rapidissima. Cioè, ieri comunque c'è stata una pronuncia importante da parte dell'EMA, no? Che è l'autorità di farmacovigilanza europea, che ha detto che il vaccino per i bambini ha più vantaggi che svantaggi. Quindi non dobbiamo fidarci dell'EMA. Aspetti, Crisanti, c'è ancora Bindi, poi le ridò la parola. Bisogna essere ideologici, mi permetta un attimo. Figuriamoci, perché il vaccino AstraZeneca è stato approvato con un numero di casi che non permetteva di catturare la complicazione che poi ne ha portato alla sospensione. E su questo non ci stanno dubbi, perché è così. Allora, però diciamo che lei ci dice che, siccome in Italia questo vaccino per i bambini sarà disponibile dal 20 dicembre in poi, ora del 20 dicembre avremo i dati necessari. Onorevole Bindi. Io penso che per la serenità di tutti ci dobbiamo fermare a questo punto. Esatto, tra un mese, quando i vaccini saranno disponibili avremo i dati che renderanno serena la decisione dei genitori. Benissimo. Rosy Bindi, ci renda serena.